Ciao, io sono Yabile e in questo video tratterò 10 curiosità su Sir Peter. Sigla! Ma prima di iniziare vi ricordo che in questo video è possibile che ci sia spoiler sulla serie, ma anche sul fumetto. Perciò andate a leggerlo o a vederlo e poi tornate qui. Predicare, domanda del giorno: conoscete Sir Peter? Vi piace? Qual è il vostro personaggio preferito? Oh, è una serie che mi è piaciuta moltissimo. Avevo anche il manga, poi l'ho venduto per motivi economici e lo trovo bellissimo e mi piace moltissimo anche la serie Fire Force, che è sempre dello stesso autore e che trovate un video di curiosità anche di loro sul canale. Però non perdiamo la domanda il personaggio preferito, non saprei, mi piacciono molto tutti, cioè è molto difficile, però effettivamente mi piace tantissimo la coppia Maka e Sol, giustamente. Ma ora iniziamo subito con le curiosità. 1. Il titolo del libro preferito di Maka è The Dark Side of the Moon o Tsugi no Pura, dell'autrice immaginaria Lorda Donsani. È possibile allusione all'omonimo album musicale del 73 della band Pink Floyd. Questa allusione non è solo un'altra delle numerose allusioni musicali di Atsuki Hohubo, ma anche un'altra allusione ai Pink Floyd. 2. Il nome di Maka sembra essere un anagramma di Kama, che significa falce. 3. La fascia di Sol ha un adesivo rettangolare con la scritta Sol e un adesivo circolare con la bocca e la lettera Heat. Questo adesivo si riferisce al suo nome d'arte, Sir Peter. L'adesivo Heat può anche alludere al suo stato di studente Heat presso la DVU Hempa. Nel capitolo 69, l'adesivo rotondo Heat, che stava sulla fascia, è ora attaccato al suo armadietto. 4. Ufficialmente il sesso di Crona è canonicamente considerato sconosciuto. Dal creatore Atsushi Okudo. E partire dal finale della serie, nel testo originale del manga giapponese Crona è indicata in termini neutri rispetto al genere in cui non esiste nella lingua inglese. La traduzione è Yen Press, tuttavia utilizza pronomi maschili per ragioni sconosciute. Effettivamente Crona è un personaggio molto misterioso, perché come aspetto dà l'idea di essere anche una ragazza in realtà, però poi non si capisce se è maschio o femmina, perciò meglio che sia neutro, no? Solo che in certe lingue non si può, non c'è il suffisso. 5. Una gag ricorrente della serie è che ogni volta che Stain va a sedersi sulla sedia a rotelle e se ne va rotolando all'indietro, cade nell'uscita. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale per nuovi video curiosità e altro ancora. E ora andiamo avanti. 6. Il cognome di Liz e Patty è riferimento famigerato fucile mitragliatore Thompson, usato dai gangster negli anni 20 e 30. Inoltre, la loro forma d'arma ricorda la pistola Beretta 92FS o la M9, usata dalle forze armate degli Stati Uniti. 7. Durante l'arco narrativo di A Fit to the Dare at the Big Bang, Kid e il dottor Stein confermano che la morte ha ancorato non solo la sua anima, ma anche il suo corpo al punto di terra che sarebbe diventata la città di morte, per impedire ad Azuna di scappare.
rendendo così la morte o Death City la stessa cosa. Questa unità tra la morte e la sua città può chiarire il nome e l'immagine della morte, del teschio trovato in Città della Morte. La città stessa potrebbe essere un'estensione del corpo della morte, perciò dello Shinigami. 8. La faccia che i personaggi fanno in risposta al fastidio di Excalibur, chiamata proprio faccia di Excalibur, è un popolare meme in internet e a volte visualizzato come il seguente emoticon che vi devo lasciare qui da qualche parte. Il volto di Excalibur è stato accennato anche in altri fumetti, come fumetti statunitensi di Sonic e di Mega Man, pubblicati da Archer Comics. 9. Nella prefazione Atsushi Bar del volume 4 viene rivelato che la treccia di Medusa si arriccia a destra quando è una strega e si arriccia a sinistra quando è un'infermiera. Anche se è la prima volta che appare come strega, la sua treccia si arriccia erroneamente a sinistra. Atsushi lo ha fatto apposta in modo che qualcuno gli avesse chiesto, le persone non sarebbero in grado di capire chi è. Potrebbe rispondere: i suoi capelli sono intrecciati in modo diverso, quindi pensano che sia una persona diversa. 10. Il nome di Eruka deriva dalla riorganizzazione dell'ordine delle sillabe della parola giapponese Kaoru, che significa rana. La sua amica Mitsune condivide questo metodo di denominazione, derivando dalla parola topo, però. Spero che queste curiosità vi siano piaciute. E ricordo di condividere il video e alla prossima. Bye bye!